Finalmente ci siamo! Dopo tre video molto faticosi ed anche un po' noiosi sugli elementi imprescindibili per il calcolo del discounted cash flow, finalmente abbiamo messo insieme tutti i tasselli per costruire il nostro modello in Excel e ricavare quindi il fair value dell'azienda che abbiamo scelto, quindi Alphabet. Ciao a tutti, io sono Mario e benvenuti sul mio canale. Quarto ed ultimo episodio della serie su come calcolare il valore atteso di un'azienda tramite il modello Discounted Cash Flow. Il foglio Excel che vedrete all'interno del video in realtà è un foglio di Google Spreadsheet e trovate il link in descrizione. Se volete potete scaricarlo gratuitamente ovviamente e farne l'uso che preferite. Se non l'avete ancora fatto però mi raccomando iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina delle notifiche così da ricevere una notifica a ogni nuovo video che pubblicherò. Come per tutti gli altri video della serie vi racconterò brevemente la teoria, che cos'è il modello Discounted Cash Flow, come viene usato con formule annesse, e passerò subito dopo alla pratica, vi farò vedere il mio schermo e vi racconterò come io personalmente imposto questo modello in Excel. Quindi che cos'è il modello Discounted Cash Flow? Il modello Discounted Cash Flow è uno dei metodi principalmente utilizzati per ricavare il valore atteso, il fair value di un'azienda. Prima di iniziare però dobbiamo rispondere principalmente a tre domande. Uno, che cos'è il fair value di un'azienda? Il valore reale di un'azienda. Ovviamente nessuno può saperlo, è una stima. Idealmente sarebbe il valore al quale l'azienda dovrebbe essere venduta o acquistata. Ovviamente il 99,9% delle volte non coinciderà con il valore di mercato dell'azienda, in quanto il mercato, diciamo, si muove con altre dinamiche, si muove più che altro sull'aspettativa. Quindi, seconda domanda, come si calcola allora nel concreto il discounted cash flow? Il fair value non sarebbe altro che il valore attualizzato, quindi ad oggi, quanto valgono ad oggi, di tutti i flussi di cassa futuri dell'azienda. Terza e ultima domanda, secondo me la più importante, tutte le aziende possono essere valutate con questo metodo? Ovviamente la risposta è no. Generalmente le aziende che si prestano meglio a questo tipo di valutazione sono quelle per le quali i dividendi emessi sono abbastanza trascurabili e che abbiano un free cash flow positivo ed abbastanza costante nel tempo. Se non sapete che cos'è il free cash flow, vi lascio qui il primo video della serie in cui ne parlo, in cui lo spiego dettagliatamente ed in cui vi faccio vedere passo passo come io personalmente lo calcolo. Vai, andiamo subito alla formula del fair value di un'azienda tramite il modello discounted cash flow. Questa si compone della sommatoria di tutti i flussi di cassa attualizzati tramite un tasso di sconto più il terminal value dell'azienda attualizzato anch'esso con l'ultimo tasso di sconto applicato. Quindi se vogliamo espanderla diventa così: free cash flow 1 diviso tasso di sconto elevato alla 1 più free cash flow 2 diviso tasso di sconto 1 più r elevato alla 2 e così via, più free cash flow n diviso tasso di sconto elevato alla n più terminal value dell'azienda diviso tasso di sconto elevato alla n, quindi l'ultimo tasso di sconto applicato. Che cosa sono quindi queste due parti? La prima rappresenta tutti i flussi di cassa che andiamo a stimare esplicitamente in base ai tassi di crescita che abbiamo previsto anno per anno. Invece la seconda parte rappresenta il valore finale dell'azienda, cioè il valore finale di tutti i flussi di cassa quando l'azienda avrà raggiunto un tasso di crescita sostenibile e perpetuo, che si chiama in inglese perpetual growth rate. L'assunzione di base che sta dietro al concetto di terminal value è che l'azienda, diciamo, tra un po', prima o poi, smetterà di crescere a questi ritmi ed arriverà quindi ad un tasso di crescita sostenibile all'infinito, per questo tasso di crescita perpetuo. Ma di questo parleremo tra poco, adesso spostiamoci al PC. Come dicevo all'inizio, ho fatto tre video di approfondimento per i quali trovate il link in descrizione per non rendere troppo pesante, troppo lungo questo video. Quindi darò per scontato le seguenti cose: come calcolare il free cash flow dal 2016 al 2020 e come proiettarlo per i 5 anni successivi, quindi dal 2021 al 2025, e poi come calcolare il weighted average cost of capital che verrà usato in questo video come tasso di sconto. Andiamo ora a costruire il nostro modello e quindi riportiamo come prima cosa i cash flow calcolati negli scorsi episodi. Eccoli qui, dal 2021 al 2025, e per comodità andiamo a riportare qui il tasso di crescita che c'è stato anno per anno, quindi valore finale meno valore iniziale diviso valore iniziale, e impostiamo percentuale, e così fino al 2025. Quindi dal 2021 al 2025 i nostri free cash flow hanno avuto un tasso di crescita di circa il 19%.
Ora impostiamo il perpetual growth rate, che sarebbe il tasso di crescita perpetuo, ovvero il tasso di crescita che a regime dovrebbe essere sostenibile per l'intera vita dell'azienda. Secondo me Alphabet rimarrà comunque il leader indiscusso del settore, ma prima o poi ci sarà l'arrivo di un nuovo competitor, delle nuove regolamentazioni, ad esempio antimonopolio e così via. E quindi, per essere abbastanza conservativo, diciamo, voglio impostare il tasso di crescita perpetua di Alphabet allo 0%. Quindi, ritornando al nostro Excel, impostiamo qui il tasso di crescita perpetuo allo 0%. Assumiamo che dal 2026 al 2040 inizi una fase di rallentamento della crescita che porti Alphabet dal 19% del 2025 all'1% di crescita nel 2040. Quindi iniziamo ad impostare anno per anno i nostri tassi di crescita stimati. Vedete, piano piano andiamo a decrescere fino all'1% nel 2040 e poi allo 0% come tasso di crescita perpetua per tutto il resto della vita dell'azienda. Ora andiamo a proiettare tutti i flussi di cassa espliciti dal 2026 al 2040 con la formula, quindi valore dell'anno precedente più valore dell'anno precedente per tasso di crescita. E voilà! Come valore R della formula, quindi come rendimento atteso, utilizziamo il weighted average cost of capital e lo riportiamo qui. Eccolo qua. 6,27%. Andiamo quindi ad impostare come tasso di sconto della formula del discounted cash flow 1 più R, quindi il rendimento, elevato alla 1 per il primo anno. Blocco con il dollaro la cella che non voglio che trasli, alla 2 per il secondo anno e così via. Ok, ora che abbiamo impostato il tasso di sconto per tutti i free cash flow, il prossimo passo è proprio quello di andare a scontare il free cash flow per il tasso di sconto per tutti gli anni. Quindi la formula ovviamente è free cash flow diviso tasso di sconto e lo riportiamo per tutti gli anni che abbiamo deciso di stimare esplicitamente. Controlliamo, ok, corretta, e lo riportiamo. Quindi ad esempio un free cash flow di 328 miliardi nel 2040 attualizzato ad oggi equivale ad un free cash flow di 97 miliardi. Ok, il prossimo passo è quello di calcolare il terminal value, che non è altro che un valore che sintetizza tutti i flussi di cassa a regime, cioè i flussi di cassa che saranno prodotti dall'azienda dopo quelli che abbiamo stimato esplicitamente, quindi dal 2040 in poi. La premessa di fondo, diciamo, è la stessa che abbiamo utilizzato per il tasso di crescita perpetuo, quindi che è praticamente inconcepibile che un'azienda possa crescere a questi ritmi all'infinito, ma che entri quindi in una fase di maturità con tassi di crescita molto più contenuti e quindi prossimi, diciamo, allo zero. La formula del terminal value quindi è ultimo free cash flow stimato che moltiplica 1 più G, dove G è il tasso di crescita perpetuo, diviso R meno G, dove R è il rendimento atteso che abbiamo calcolato con il solito weighted average cost of capital e G è sempre il tasso di crescita perpetuo. Andiamo quindi ad impostare su Excel. Quindi per calcolare il terminal value imposto la formula ultimo free cash flow stimato che moltiplica 1 più G, tasso di crescita perpetuo, diviso R rendimento meno G, sempre tasso di crescita perpetuo. Ecco qui, 5.000 miliardi e passa di dollari. Il tasso di sconto che si applica al terminal value è lo stesso che si applica all'ultimo free cash flow stimato, quindi 1 più R alla 20 in questo caso, e scontiamo quindi il terminal value per attualizzarlo. Quindi terminal value diviso tasso di sconto. L'ultima informazione che ci serve per completare il modello è ricavare il numero di azioni emesse da Alphabet. Ricordo che Alphabet ha due ticker, GOG e GOGL, quindi vuol dire che ha emesso due tipi di azioni, di classe A e di classe C. In realtà ha emesso anche un terzo tipo di azioni di classe B e quindi è fondamentale conteggiare tutti e tre i tipi di azioni affinché il nostro calcolo venga corretto. Abbiamo varie fonti per ricavare il numero di azioni.
Io, come al solito, preferisco ricavarle dai dati aggregati di Morningstar e vado nella scheda quote, short interest, e eccoci qui, share outstanding, 674.14 milioni. E riporto il dato qui, 674.14 milioni. Se andiamo sulla relazione per gli investitori di Alphabet, Investor Relation, possiamo controllare se il numero è corretto e se tiene conto, diciamo, di tutti e tre i tipi di azioni. Quindi scarichiamo il modulo 10K del 2020 e nella seconda pagina viene riportato il numero preciso di azioni emesse, quindi 300 milioni circa di classe A, 45 milioni di classe B e altri 327 milioni circa di classe C. Sommandoli tutti insieme viene esattamente i 674.14 milioni di Morningstar, azione più azione meno. Ora finalmente non ci resta che impostare la formula del discounted cash flow, che è la sommatoria di tutti i flussi di cassa attualizzati più il terminal value, per trasformarlo da fair value in fair price lo dividiamo per il numero di azioni ed ecco qui, ci viene un valore 5.146 dollari che secondo il nostro modello è il fair price di Alphabet. Ora il modello andrebbe un attimo rivato, infatti abbiamo fatto una miriade di assunzioni ed andiamo piano piano a ricontrollarle per verificare se ci tornano o meno. 5.000 e passa dollari per azione mi sembra un prezzo un po' esagerato e questa infatti è la vera difficoltà di stimare il fair value di un'azienda, essere confidenti di tutte le assunzioni fatte. La prima cosa che noto in questo modello è che il tasso di sconto abbiamo semplicemente preso e portato qui il weighted average cost of capital. Potremmo ampliarlo ad esempio dal 6,27% al 9% per considerare un 2,5% di inflazione probabile, anzi molto probabile, da qui al 2040. Abbiamo ipotizzato una decrescita molto lenta, forse secondo me troppo, quindi possiamo cambiare questi parametri e scalare ad esempio al 16, 14, 12 e così via, 10, 8, 8 di nuovo, 6, 4, 2, 1 e 0. E già il valore cambia. Se volessimo essere ancora più conservativi, nella stima del free cash flow to the firm dal 2021 al 2025, noi abbiamo impostato una crescita delle revenue del 19% dal 2023 al 2025. Questo ad esempio possiamo abbassarlo al 16% e di nuovo il valore cambia. Come vedete il gioco è proprio questo, cercare di stimare tutti i parametri nel modo più accurato possibile e con il tasso di confidenza più alto possibile. Il mio scopo in questo video non è quello di analizzare l'azienda Google, quindi non prendete assolutamente per buono il numero che vi ho fatto vedere prima. Il mio scopo invece in questo video è quello di darvi gli strumenti affinché voi possiate fare i vostri ragionamenti e possiate trovare il vostro fair value per tutte le aziende che volete. Ok, ci siamo arrivati alla fine anche di questo quarto ed ultimo video. Ci tengo a fare qualche considerazione finale prima di chiudere il video, perché secondo me non è tutto oro quello che luccica. L'errore più grande che possiamo fare, dal mio punto di vista, è quello di buttarci a capofitto nel mercato se l'azienda scende sotto il nostro prezzo atteso. Tutto questo lavoro per nulla? No. L'importante è ricordarsi che si tratta pur sempre di una stima. Avete visto quante assunzioni abbiamo fatto? Decine di assunzioni in questi quattro video e nessuno a priori può sapere se sono corrette o meno. Quindi il nostro prezzo è sempre e soltanto una stima. D'altronde basti pensare che fior fior di analisti non sono in grado di prevedere il mercato dove sarà da qui a un anno. Immaginate se noi con il nostro Excel possiamo essere in grado di prevedere quale sarà l'andamento di un'azienda da qui all'infinito. La bravura, secondo me, sta nel saper interpretare questo dato e nel saperlo utilizzare nel modo migliore. Il segreto sta nel dimensionare correttamente la posizione. Il segreto sta nel controllare almeno ogni anno se qualcosa sta cambiando nei fondamentali dell'azienda e se quindi il nostro modello è ancora valido. Il segreto, secondo me, sta nel non innamorarci di un'azienda e nell'essere lucidi, nel restare lucidi e capire quando abbiamo sbagliato. Anche per oggi è tutto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, se è stato abbastanza chiaro, soprattutto se trovate degli errori scriveteli qui nei commenti, confrontiamoci insomma. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!